ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi sono molto felice perché torna la mia amica. Tra l'altro ho trovato questa postazione per la macchinetta ora, davanti luminoso. Comunque, sto facendo un po' di skincare qua, rubando un po' dei prodotti della mia amica, devo essere onesta, perché lei li ha lasciati qua. Non li finirà mai tutte queste cose e sinceramente non credo se le porterà in Italia poi. Ieri sera sono rimasta sveglia fino alle 5 di mattina, perché non lo so, anche l'altra volta che era partita ho fatto la stessa cosa. Non so, tra l'ansia, le cose, i pensieri. Sono tornata appunto alle 2 dopo che abbiamo festeggiato il compleanno di Jenna. E poi ho aspettato che lei partisse. Quindi quando poi mi ha detto ok, sto partendo, ciao, e non mi ha più risposto, ho detto perfetto, posso andare a dormire. E mi ha detto che la sua valigia era circa 18 kg, di cui penso almeno 7 kg siano solo di cibo. Tra qualche ora, perché poi adesso credo siano tipo le 11:30. Stamattina appunto mi sono alzata, ho messo un po' a posto, lavoricchiato. Adesso appunto sto facendo la mia skincare e inizio a prepararmi, così poi vado verso l'aeroporto, che ci vuole un pochino con il trenino, così appunto la andiamo a prendere. Nel mentre mi faccio anche una maschera, perché guardate qua, mi sono usciti tutti i brufolini. Tra l'altro sono tutti nella zona della mascherina, quindi io sono sicura che sia per questo. Appunto di dover mettere sto cacchio di mascherina sempre in ogni posto. E poi tipo vai nei club, non te la devi mettere. Cioè, allora, o me lo fai mettere sempre o non me la fai mettere. Infatti quando tornerò adesso poi in Italia, che poi io già dico adesso come se non dovessero passare altri 25 giorni, ma la mia mente è già proiettata a quando tornerò, che appunto non dovrò poi metterla. Infatti questi giorni che mi videochiamavo con Ross e la vedevo tipo anche solo al supermercato senza mascherina, ero tipo te la sei scordata? Poi mi tornava alla mente che non era qui. Comunque appunto adesso faccio questa maschera. Tra l'altro mi sono scordata il pennellino. Cerchiamo di salvare un attimo questa pelle. Oggi sarà una giornata bella lunga, perché appunto poi stasera andiamo a festeggiare. Mi avete chiesto com'è la situazione qui in Corea dopo tutta la cosa che appunto è successa a Taiwan, e vi dico, qua ancora i posti sono chiusi. Ovviamente non è una situazione facile, si respira ancora un'aria pesantuccia, se devo essere onesta. Si è proprio percepito, almeno io l'ho percepito, lo switch. E qui a Hongdae c'è ancora appunto il tendone commemorativo, che però toglieranno oggi. Da domani riapriranno anche molti dei club. Ieri sera appunto che abbiamo fatto il giro ho visto che alcuni già sono aperti. Secondo me avrebbero dovuto aspettare almeno una settimana. Però capisco anche dall'altro lato, voglio cercare di capire anche i commercianti, i proprietari di questi posti, che dicono però io le bollette, le cose le devo pagare, quindi in qualche modo no, mi devo sostanziare. Però ecco, mi ha fatto strano ieri ripassare, che era sabato sera, e rivedere gran parte dei posti aperti quando era tipo tutto chiuso. Quindi sì, ecco, è ancora un po' così la situazione. Quindi appunto stasera, anche per festeggiare il compleanno di Jenna, ovviamente faremo delle cose un po' più tranquille. Credo mangerò qui a casa, perché ho ancora un sacco di cose ovviamente che ho comprato che devo usare. E poi andiamo a prendere Rose. Spero stavolta di arrivare in tempo e che il suo aereo non faccia troppo anticipo, per quanto sia una cosa positiva. Ma io poi non arrivo in tempo per filmare l'uscita dal famoso portone tipo Idol Mood. Arrivata in aeroporto, ho fatto una piccola pausa, mi sono presa un caffettino. Stavolta la nostra amica è arrivata in tempo, dovrebbe atterrare esattamente tra 10 minuti. Comunque io rimango scioccata ogni volta, perché Incheon è gigantesco, è un aeroporto gigante ed è tutto estremamente pulito, ma anche proprio il design, cioè guardate. Lì sopra è dove vedete tipo quando partono gli idol praticamente, che appunto è partenze, e qua sotto gli arrivi. Ok, il volo è arrivato. Ross pensa che io mi perda un altro dei suoi arrivi, quando in realtà siamo già qui. Sarà molto emozionante. Sembra tipo una vita. Ragazzi, sto ridendo malissimo perché neanche se ne è qua. Deve essere molto stanca la mia amica, ve lo dico. Scusa, ma dove stai andando? Ho lasciato il telefono! Tipo... Come hai fatto? Lasciamo stare, ciao! C'è quello che mi hai anche guardata mentre mi passata lì davanti. Che non ti ho guardato? Io così. Ho lasciato il telefono sul bancone del coso per fare la cosa della dogana. Italiana! Media. Mutti. Cosa può... Ma le queste
la sacchetta. Questo abbiamo barile, abbiamo questo mini. Oddio, sai che mi fa effetto da vedere, vedere queste cose. Vero? Poi abbiamo molto buono. Trofie fresche, ecco, attenzione. Fammi sentire la freschezza, la percepisco. I tortellini. Che effetto. Per noi fit. Bravissimo. Oh, lo sai che ho preso quelle che prendo io. Che prendevo in Italia. Come ti senti provata? Allora, sono stanca per ovvie ragioni, però non sono stanca. È una stanchezza mentale o fisica? Fisica. Fisica. Ok. Sta per succedere. Mamma mia, sto per assaggiarne una. La gocciola che farà traboccare il bambino. Madonna, senti qua. No, senti la colposità. L'unica cosa per cui tornerei in Italia. Vabbè, ce le facciamo, cioè, ce le Ma abbiamo un business solo di gocce. Buongiorno, benvenuti in un'altra delle nostre giornate dalle vostre amiche coreane preferite. Stiamo andando a Gangnam perché deve fare una piccola consulenza per il capello, per cambiare il capello, per la peluria. Dopodiché, dove ci porterà la nostra giornata? Non lo sappiamo. Ah, sicuramente sì. Ripercorriamo vecchi posti. Quello era buono, il più buono. Ho così tanta voglia di kimbap da quando sono in Italia. Sì. Così random, mi stai vedendo l'avvocata U. Sì, percepisce la nuvolosità. Però questo è. Dovete sapere che lunedì è tutto chiuso, quindi penso l'abbiano aperto solo per fare la consulenza. Però questo salone è molto molto figo, posso dire. Abbiamo ritrovato il posto e ci siamo messe nello stesso tavolino. Eravamo nei stessi posti, cioè esattamente tu eri lì, io ero qui. Non si cambia niente. Tra l'altro costa pochissimo, ovviamente, il kimbap sempre. Abbiamo preso 3 gimbap e un tteokbokki abbiamo preso. Perché se non pucci il gimbap nel tteokbokki non c'è nessuno. Cercherò di ritrovarvi il nome del posto e ve lo scrivo perché questo ne vale la pena. Dai, guardate che bellino. Questo è quello verde di Ross. Se venite potete prendere quello con l'uovo o il marinated kimchi. Questo è quello che ho preso io con il tonno. Tteokbokki, ci ho messo anche le rice cake, quelle col formaggio. Le uovine e la fish cake, buonissimo. Ovviamente l'ho portata al negozietto dove sono andata l'altra volta, che sta più vicino a Gangnam. Abbiamo fatto una quarantina di minuti a piedi e ha preso un po' di cose. Ovviamente lei si fa sempre prendere la mano. Ho preso questo big beauty case di Mang, troppo bellino. Ovviamente pausa da Coffee Bean, che ve lo dico a fare mentre scartiamo tutte le nostre cose. Siamo tornate a casa, mi sono già struccata, incremata. Piccolo video haul di oggi, volete vedere? A partire dalle ciambelle. C'è questo posto che si chiama Randy's Donuts, che va super 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 forte qua. Questo qui è il logo, insomma. E ho preso questa che l'avevo già assaggiata, che è tipo gusto bounty per intenderci. Questa qui al cinnamon che è gigante. E questa qui col, credo sia maple syrup e bacon. Quindi haul di oggi. Questo io continuo a comprare portacarte, che non so bene cosa farci. Magari qui ci puoi mettere tipo la T-Money qui dentro, la carta, non lo so, vediamo. Questo l'ho preso da Artbox. Poi questo per Alessia, che è uguale a quello che ho io. Ho preso poi quest'altro, lo stand fatto in questo modo. Due gancetti, uno di cookie e uno di Tata. La pochettina di cookie. Due spillette, queste qua hanno il corpo che si muove. Vabbè, questo ve l'ho fatto vedere prima. Sapete cosa devo fare? Devo montare questo che abbiamo preso ieri. Rossa l'ha già fatto e ci ho messo una vita. E più, penso, un po' di esaurimento nervoso. Proverò quella col bacon, che è quella che mi spaventa di più. È dolce col bacon? No! Ha un non so che di buono. La mia preferita rimane quella di Knotted al latte, crema latte. Ok, questa è la sistemazione suprema. Guardate come le ragazze si sono organizzate. Qui è un'altra stanza, ve lo dico. Abbiamo messo tutte le nostre cosine con questi cosetti. Queste scatole non sono me in questo momento. Qui anche ho sistemato la ciberia. E qui il reparto italiano. Ah, le messi qua il pepero. Raga, ho dovuto comprare almeno 64 pepero perché volevo questa. Cioè, voi ditemi se si può vivere così. Io volevo questo questa. Fa capire molto di te più che altro. Però guarda che
sistemazione. Cioè, l'hai mai visto così in ordine? Allora, posso fare un haul? Vai, vai, prego. Cioè, un tour. Siamo tutte orecchie. Qui abbiamo tutte le mollette per fare styling. E io, cosa pensi? Con chi stai parlando? Qui dentro, pennelli. No. Sì. Che devo lavare, tra l'altro. La pennellanza. Qui abbiamo tutto quello che riguarda gli occhi. Bravissimo. Adesso, qui abbiamo tutto quello che riguarda le labbra. Piccolina, carina. Non ho niente per le labbra, purtroppo. Mi focalizzo sullo sguardo. Qui abbiamo le basi, le palette. Ok. Tutto. Quindi adesso poi ceneremo e a quanto pare rientreremo al karaoke. No, ragazzi, il karaoke è una droga. Ecco come appare Onde alle ore. Che ore sono? 10 qualcosa? Mezzanotte e 44. Mezzanotte e 44. Di un lunedì sera. Stiamo andando al karaoke. Missione di oggi: perfezionare la nostra bang bang into the world. E al Dynamite anche. Dynamite con le parti. Perché oggi facciamo che ci diamo le parti. Oggi sì. Oggi è professionale la questione. Intensa. Siamo una o due ore. Meditata. Possiamo anche farne due volendo. Sono due ore. Raga, sì, ve lo dico, torniamo in Italia. Italia's Got Talent. Senza voce più che altro. Ma tu stai, sì, calmo. Eccoci però qua. Eh? Comunque è sempre. Mi ha risposto! Almeno lui mi ha risposto. Taxi sempre. Questo è il punto. Allora, se vi serve un taxi a Honda, sicuro uscita 8. O qua. Lì non vi sbagliate. Questo. Esatto. Uscita 3 o uscita 8. La spazzaturanza c'è sempre. Oh, amico! La gente è fuori. Cosa penserà? Comunque questo è un nuovo posto molto carinello. Abbiamo fatto le nostre prime foto birthday. Guardate che silenzio. Comunque mi sono appena accorta che questa è una delle G-Doll, tra l'altro. Solo perché non la riconoscevo con i capelli scuri. Ma io vedo un sacco di gente che dico, wow, tu stai molto meglio con i capelli scuri. Quasi tutti. Forse uno dei pochi che ti dico biondo, top, Jimin. Però comunque, capito, scuro sta bene, però biondo secondo me è il suo. Le nostre conversazioni. Comunque stavamo pensando di aprire un podcast, ve lo dico. Sì, sulle cose inutili. Volevamo aprire però un podcast. Anche io scura i tra podcast poco. Da compagnia. Noi animali. Io da già compagnia, sono solo una voce adesso, guardami. Eccoci, cioè, qua. Già mi sto adattando alla come voce. Come mi sembra? Sì. Questa canzone te lo giuro ovunque, è il mio incubo. Bella, ma incubo. Comunque sì, c'è un'altra cosa per le foto. Ce n'è uno, diciamo, nei 200 metri più o meno. Sì, anche meno. Oggi niente saletta VIP. Due ore di chiusura. Due ore private. Che cosa vuoi per riscaldarti? Cavallo di battaglia. Love yourself. My mama told I could, she likes everyone. And I never lied to her, made it I was wrong. And I told her to be myself, didn't see what's going on. And now I know, 'cause I don't wanna be without you. O meglio, sono le 6 di pomeriggio. Siamo uscite a Tucson come fermata, che c'è il pop-up della Infance. Quindi oggi ce la siamo presa un po' così calma, diciamo. Stamattina abbiamo visto True Beauty, abbiamo fatto tutte le nostre cose. Quindi adesso vi faccio vedere un po' qui. Ok, questo è da come appare fuori. Guardate che carino. Eccoli qua i nostri piccoli amici. Ovviamente ci sono tutti quanti. Qui fanno gli zuccheri filati. Quelli con tutte le formine, questo è il photobooth comunque. Vediamo. Quando si dice worldwide handsome in tutti i sensi. È un po' grande rispetto agli altri. Guardate loro. RJ, RJ. Guardate che carina, tutto rosa. No, questo. Carino. Io ho preso Kaya. Qui abbiamo un cookie. Dan ha preso cookie. Molto bella la luce qua dentro. Guardate come sono venute le fotine. Male. Che carine. Brutte.
Ma posso dirti? Perché non ci sono io. Ci sarà giunto. Ma vi pare che sì, io dobbiamo arrivo. Farcela, eh. Non mi aspettano a fare le foto con i BTS. Un'ora di foto booth. Sei arrivato esattamente quando siamo usciti. Non ci abbiamo pensato. Grazie. Neanche la laurea, ciao tu. Però dove ci stai portando? Adesso stiamo andando a Songsu. Songsu è un'area per gente che dici se va lì ce l'ha fatta nella vita. Oh. Esatto. Quindi dobbiamo vederlo. La guarda com'è. La pelle. Sì, Gio, è tutto Gio. Che ti fai i trattamenti? Il make up? Mi fai i massaggi? No, mi fai il capello, però il capello fa un sacco. Ma ti vedo col capello un po' di bello oggi. Mi dà quell'aria da, capito? Oggi chi era? Gio oppure l'altra versione? Ah, Gia. Era Gia? Gia o Gio? Oggi era Gio. Siamo fermati in questo posto, che carino. Abbiamo preso dei macarons, guardate che bellini. Questo qui è il mio. Oh, e ovviamente perché? C'è il burro. Why? Devo sparare on top. Why? Devi mangiarlo tipo hobby. Buongiorno e benvenuti in un'altra giornata. Stamattina ho fatto già 1800 cose e non vi ho ripreso nulla perché vi ho registrato tutte le cose su TikTok eccetera eccetera, quindi non ha senso ripetermi, farvi vedere 800 volte la stessa cosa. Se vi interessa andate lì che ci sono sempre delle robine interessanti. Detto ciò, oggi c'è un'aria tremenda qui a Seoul, non so se lo sapete ma ve l'ho già detto mille volte. A Seoul ci sono un sacco di polveri sottili proprio nell'aria ed è per questo che tipo molte delle case hanno il purificatore d'aria, quindi sentite, io già sto col mal di gola, oggi devo girare tutto il giorno con la mascherina. Ross sta finendo di farsi i capelli, quindi stasera poi la vedremo. E io e Jenna andremo al cinema. Prima volta che andremo al cinema, non mi ricordo se anche questa cosa ve l'ho già detta, ma in Corea non doppiano i film, soprattutto appunto quelli ovviamente stranieri. Scrivono i sottotitoli in coreano e lasciano ovviamente l'audio originale. Quindi sì, non c'è lavoro per i doppiatori in Corea, a meno che non vogliate doppiare tipo i cartoni animati, probabilmente cose del genere. Quindi andiamo a vedere Black Panther, che da voi in Italia credo esca l'11, che è domani, oggi è il 10. Qui in Corea è uscito ieri. Non penso mi truccherò perché proprio oggi zero sbatti, la mia voglia di vivere è pari allo 000. Ovviamente vi porterò perché vi voglio far vedere com'è il cinema in Corea. Andiamo al cinema di Yongsan Station. Sono nella stazione, ora tipo ci sto, lo schermo, fermi così. Tra l'altro c'è scritto Yongsan, sentimento flex, una cosa del genere. Molto interessante. In tutto ciò io sto aspettando Jenna che non mi rispondeva, quindi le ho scritto un messaggio tipo Jenna fammi sapere se devo andare tipo da sola. Spero di no, io a quanto pare sta arrivando. Ok, apparentemente bisogna prendere il numeretto lì per pagare. Ok, come fa ragazzo, grazie che ci ha fatto da modello. E prendere il vostro biglietto. Ok, siamo passate le macchinette che mi sa che facciamo prima, si capisce meglio. Questo è il prezzo per l'IMAX, noi siamo persone che si trattano bene. Qui si prendono le rubine, sempre se c'è la lingua inglese ovviamente. C'è anche il ramen, mi fa spaccare questa cosa. Jenna, what do you want? Coke. Just Coke? Yeah. Non si sentirà niente, quindi vi parlerò dopo, ma che cacchio di roba. Siamo appena arrivate, devo firmare la reaction. Ah, è la mia amica, è una bambolina! Una bambola! Sono grigi, grigio top. È un po' grigiata. Bella. Però guardate che belli. Lunghi il capello. Oh, ma sotto c'hanno le sciocchette colorate. Ok, abbiamo cenato, abbiamo fatto il nostro giro. Adesso la nostra amica ci sta utilizzando con un Korea's Got Talent. Eccola qui per voi. Rosa, neanche aspetta la presentation. Eccola qui con il suo tip tap. Si è fermato. Ma giusto ai cani. Un'esibizione da cani, giustamente. Number stage. Mentre Ross fa le sue clip di là, io vi racconto un attimo, sperando che la macchinetta non cada. Comunque, perdonatemi se mi sentite tutta attappata, ma sono tutta totalmente attappata. Mi sono raffreddata malissimo, ma io lo so che ogni volta che cambia la temperatura è così. E qui a Seoul non si sa mai che cacchio di temperatura c'è. Ti alzi una mattina, possono esserci 86 gradi, come meno 10, bellissimo. E a parte ciò, tanto appunto mi metto un po' dei miei prodotti. Al cinema vorrei troppo tornare, a parte che Ross
Plus deve per forza provare l'esperienza del 4D là. Veramente assurda. Siamo state letteralmente sballonzolate da una parte all'altra. Ovviamente essendo un film comunque action fantasy, capite bene che è stato veramente tanto particolare. A parte che seriamente dovrebbero mettere tipo un trigger warning della serie. Cioè se hai tipo questo problema non puoi andare, non puoi prendere questo tipo di biglietto in questa sala. Il film, come avete visto anche dalle clip, non è doppiato, quindi i coreani devono leggere sotto. Io non so come fanno, mentre che sono sballonzolati così, a leggere pure i sottotitoli. Sinceramente, chapeau amici miei. Posso dire comunque il film bellissimo. Una cosa della fine la sapevo, ma una cosa è successa, non vi darò spoiler nulla ovviamente, ma una cosa è successa, io e Jenna ne parlavamo già da tempo, abbiamo detto se io vado a vedere questo film e mi trovo questa scena urlo, però purtroppo non potevo urlare perché come ovunque qua in Corea non si urla, cioè magari loro dentro stanno urlando ma fuori non fanno vedere niente, quindi era una situazione un pelino così e quel pezzo mi ha toccata, quindi mi è piaciuto un sacco. Lo andrei a rivedere? Sinceramente sì. In questa sala ha più senso andare a vedere questi film del genere. Detto ciò, appunto, per oggi è tutto. Spero di non stare così tanto raffreddata per i prossimi giorni.